Sono 13 gli istituti comprensivi e 58 i plessi scolastici di competenza dell'amministrazione comunale di Salerno al lavoro in queste ore attraverso l'assessore all'istruzione Eva Avossa per riorganizzare al meglio la ripresa delle lezioni in presenza dal 14 settembre. Non si è mai praticamente fermato dal 24 giugno il lavoro del comune di Salerno. Il maggior problema è reperire spazi come per esempio nuovi locali per la scuola Matteo Mari che sembrerebbero essere stati messi a disposizione dalla Camera di Commercio con un appartamento. Le maggiori difficoltà invece dai cambi continui di direzione dello stesso Ministero. Ed è proprio dal 24 giugno, ossia da quando sono uscite le linee guida, che stiamo rincorrendo insomma, le novità. E in ogni caso l'amministrazione comunale si è data subito da fare con vari incontri con i dirigenti per sentire le loro esigenze, con sopralluoghi nelle scuole. E abbiamo tuttora, si stanno facendo i lavori per recuperare quegli spazi possibili nelle aule e assicurare il distanziamento richiesto, che più volte in verità è stato cambiato come prospettiva, per cui c'è stato un po' di lavoro, però tutto quello che è stato possibile ed è possibile fare lo stiamo ancora facendo. Per quello che è stato richiesto dai dirigenti, noi per il 14 saremo pronti. Chiaramente ci sono scuole che sono un po' in sofferenza perché magari... Quali sono le situazioni più critiche sul territorio comunale, Assessore? Ci sono alcune che comunque stiamo cercando di risolvere queste problematiche, tipo la Matteo Mari. Abbiamo avuto la disponibilità della Camera di Commercio e colgo l'occasione per ringraziare il Presidente Andrea Prete, che ha messo a disposizione un intero piano di un palazzo praticamente che andrebbe per esempio a favore della Matteo Mari. Sono da verificare in verità in ottime condizioni, però è chiaro che non è un uso scolastico, per cui sono da verificare le condizioni di sicurezza richieste dalla legge. Prende in considerazione i B&B? Lasciamo perdere. Se quell'appartamento, se su quell'appartamento che dicevo prima è stato fatto qualche appunto, immagino che i B&B non sono proprio da prendere in considerazione, ma manco lontanamente. Come non sono da prendere in considerazione, secondo me, i teatri o non so, altre cose che sono state proposte, se non per pochissimo tempo. Cioè io posso portare dei bambini in un teatro a stare lì per un paio d'ore per un'attività extrascolastica, insomma, o quantomeno di arricchimento della riorganizzazione. Forse la preoccupa l'emergenza sanitaria che è ancora in corso? Assolutamente sì, stiamo vedendo che purtroppo i contagi aumentano e chiaramente siamo sempre a dire siamo attenti, con un grande senso di responsabilità il problema c'è. E quindi stiamo vedendo che al di là di ogni polemica la verità è questa, cioè purtroppo si sta abbassando anche l'età dei contagiati, stiamo sentendo anche dei bambini, questo ovviamente preoccupa tutti quanti, quindi io credo che però abbiamo fatto tanti sacrifici, siamo stati chiusi in casa per tanto tempo, forse questo ha aiutato sicuramente i giovani, cioè a che non fosse così bassa l'età. E ora io capisco bene, abbiamo tutti voglia di uscire dopo tanto tempo, però poi di fronte a certe scene che abbiamo visto nei mesi scorsi, insomma, bisogna fare una riflessione. Io credo che la scuola debba riaprire ed è responsabilità di tutti quanti noi, al di là degli spazi, cioè se purtroppo ci saranno di nuovo dei contagiati, è chiaro che insomma, ci sarà qualche problema.